Oggi, stasera. Oggi o stasera, Alice? Decidi. Stasera farò una delle cose più gay che si possano fare. Un po' di tempo fa è stato il compleanno della mia ex, la prima ragazza che ho mai avuto. E stasera completeremo il regalo per lei. Completeremo perché? Perché di solito non mi piace fare dei regali dove compro e basta. Mi piace aggiungerci qualcosa di, come dire, fatto a mano, qualcosa di artistico, qualcosa di mio. E a meno che proprio non ci sia quell'oggetto che so che quella persona vuole, allora vabbè, magari basta quello. Ma dal momento che non avevo idea di che regalo potessi fare, ho preso un oggetto che so che in parte le può piacere, però ci aggiungo un significato in più dato dalla mia personale aggiunta artistica. Potrei descrivervi questa persona, ma mi limiterò a dire che è una sportiva classica gay. Di conseguenza non sapevo bene che cosa regalarle perché volevo regalarle qualcosa di sportivo, però ho detto magari non so effettivamente che cosa vuole, che cosa non vuole, magari le compro una cosa che a me sembra fantastica, invece lei che ne sa di più dice è una merda. E quindi che cosa ho pensato? Le compro una cosa generica, sportiva, da basket, visto che le piace, però ci aggiungo la parte artistica mia e quindi la rendo comunque una cosa carina, anche se a livello sportivo dovesse essere una merda. Capite il mio ragionamento? Ok. Che cosa ho preso? Una palla da basket. Con che criterio l'ho scelta? Per il colore. Perché ho pensato subito, le prendo una palla da basket rosa e ci aggiungo una scritta di Mean Girls. Perché per noi due è sempre stato iconico, quindi c'è un po' anche, no, di feeling per questa cosa, feeling sano chiaramente, e quindi ho detto anche se la palla fa cagare, la prendo solo perché è rosa e ci aggiungo quella cosa lì, e quindi se proprio dovesse far cagare la tiene come oggetto, così, in camera. Qual è stato il problema da cui si evince quanto io poco ne sappia? Io non pensavo che le palle da basket avessero una dimensione. Se tu mi scrivi one size, size. Io mi aspetto che quella one size sia la taglia di una ca di palla da basket. Una palla da basket. Una palla da basket, ok? Da adulto. Non da bambino, no? E quindi c'è questa cosa che è molto carina. È veramente molto carina. È grande come la mia testa, però non va bene. Però questo ancora di più le sembianze di un oggetto da tenere lì, no? Per non rovinarlo. Anche perché poi ho pensato, se poi davvero la usa, perché va bene tutto, però magari io ci ho fatto la scritta, poi si rovina la scritta. Quindi mezzo che va meglio così. Quindi che cosa faremo stasera? Faremo la scritta assieme. La frase che voglio mettere, quasi scontato dirlo, se posso essere onesta, ma è... That is so fetch. E la scritta sarà... That is so fetch. Breve ricerca, breve ricerca. E voi vi starete chiedendo, ma perché mai regalare una palla da basket alla tua ex sportiva dovrebbe essere una delle cose più gay che hai mai fatto? Perché questo è il regalo per la mia ex, a cui partecipa la mia attuale ragazza e un'altra mia ex. Usciamo tutte insieme anche, by the way. Cioè, ci sono cose molto peggio di queste, però mi fa molto ridere come cosa. E onestamente, goals, you know. Io sarei anche curiosa di sentire il resto delle storie. A parte che nella mia vita veramente ho sentito di quelle storie che la mia è una cazzata, solo perché vado d'accordo, non è che... Cioè, oddio, poi ci sono altri... Tre parentesi che vabbè, però tipo che ho provato a far immettere assieme la mia ex con la mia attuale ragazza, ma poi a me piaceva e quindi mi ci sono messa insieme io e ora sto insieme a quella a cui avevo provato a farla mettere assieme. Ma a parte questo... Io ogni volta che inizio qualcosa così di artistico mi dimentico del quadro generale. Invece devo imparare che adesso tipo mi devo disegnare l'H tipo così. That. Non si vede niente, cioè non lo vedo io, figurati perché dovreste vederlo voi. Like that. No? That. La è grande.
Okay, that is... Ah, devo stare più bassa. Vieni qua, finisce. Qua c'è il pallino. Che difficile che è disegnare su delle cazzo di palle da basket, oh. Tra l'altro non ho mai disegnato sulle palle da basket. Ho preso un'uniposca, perché secondo me è quello che regge meglio sulla gomma. Aspetta, questo è finito qua. Sì, merda, posso stare molto più larga però. E adesso come cancello dalla gomma? Con una gomma. Ah, è sporca. Funziona. Se questo è finito qua, questo deve finire almeno qui. Quindi la S sta qua piccola. Comunque, l'unica rottura di rimanere amica con le proprie ex è dover continuare a fare i regali. Cioè, uno si lascia e dice basta, non ho più su scazzo di dover pensare a cosa farle, cosa non farle. E poi ti ritrovi il giovedì sera a colorare una palla da basket. Il problema è che, sì, non è che proprio la vedo spessissimo. Quindi oltre a ricordarmi qualcosa del basket, mi era venuto in mente un altro regalo, ma 40 bombe? No. In passato, sì. Adesso va bene tutto, cucci, amiche, però 40 euro, porcazzo. Ok, ci siamo, that is, facciamo meglio il that perché ho paura che questa sarà un po' una merda. Comunque spesso devo dire che mi sono ritrovata a fare cose artistiche come regalo, anche non per scelta mia, cioè proprio anche per regali non miei. La gente mi ha chiesto una mano di metterci qualcosa di artistico, tralasciando ovviamente i disegni, quelli ovviamente su commissione, vabbè. Una volta ho personalizzato un taglierino bellissimo, devo dire, mezzo che avevo pensato inizio un business. Anche lì avevo reso il tutto molto, molto, anche quello era molto Mean Girls. Poi ho fatto un altro con delle paperelle. Poi una volta ho colorato un basso. Pensa se poi colorato è una merda. La O come la T, quindi facciamola dentro al quadrato. Fetch adesso è da scrivere con il font di Barbie. Solo una linea e dopo la facciamo grossa. E sì, è corsivo, mannaggia. Ok, lo devo fare in grassetto, ovviamente. Fa abbastanza cagare, devo dire, visto così. Però speriamo che, insomma, questa palla di nero che poi diventerà sarà carina. Se proprio proprio viene una merda, questo video uscirà lo stesso e sti cazzi le offrirò da bere. Ora che abbiamo finalmente finito questa scritta orribile, mi auguro che migliori, ripassandola di nero, non penso, ripassiamola di nero. Non uso un'uniposca dalle medie per colorarmi le scarpe. Effettivamente per colorare le suole e le cose usavamo l'uniposca, quindi dovrebbe reggere. Ci siamo! Ah, no. Aspetta, perché la T è la cosa più difficile. Devo colorare il bianco, ok. Ok, già ho sbagliato perché dovevo iniziare da destra, essendo mancina. Adesso smerderò tutto. Vabbè, lo farò al contrario. Io mi ricordo che c'è un artista che seguivo, che, cioè, i disegni erano anche carini quelli che faceva, ma quello che mi piaceva di più era quando riempiva i contorni. Comunque, ritorniamo agli argomenti interessanti. Magari alcuni di voi si chiedono, ma capisco magari te sei rimasta in buoni rapporti con le tue ex, ma la tua ragazza adesso cosa ne pensa? Per fortuna non le dà fastidio, anzi le stanno molto simpatiche, non troppo, cioè, e anzi fanno squadra ovviamente contro di me, e anche letteralmente ogni volta che giochiamo a calcetto, ma questa è un'altra storia. Quindi figurati, cioè, io sono la parte lesa in tutto ciò, perché ho messo assieme tre mostri, cioè ho messo assieme tre persone che si divertono a prendermi in giro, ecco. Però
prendiamo come spunto questa situazione, no? Questa cosa, per aprire un argomento che vorrei che ne parlassimo, quindi o nei commenti qui sotto o ne parlassimo, insomma. Cioè, secondo voi ha senso rimanere amici di un ex se il motivo per cui vi siete lasciati è che non vi amavate più? Semplicemente. Per quel che mi riguarda non c'è possibilità di ritorno. Cioè, un conto è se c'è una parte lesa, una parte che ha fatto qualcosa di brutto, nel senso che la persona ha voluto fare una cattiveria nei suoi confronti o comunque ha fatto una cosa imperdonabile. Però nel momento in cui due persone capiscono che non funzionano come coppia o non funzionano più come coppia, perché appunto magari i sentimenti non ci sono più come una volta, capisco la rabbia del momento, la tristezza, la delusione, quello che vuoi, per non essere riusciti a risolvere, a salvare la situazione. Però nel momento in cui poi uno guarisce, sta bene con se stesso, eccetera, perché non far tornare questa persona nella propria vita? Se ce n'è l'occasione, non che sia una cosa obbligatoria, chiariamoci, però se ce n'è la possibilità e quella persona effettivamente ti piace come persona, perché ti è piaciuta, l'hai amata, perché non dire ok, allora rimaniamo solo amiche? Perché impedirsi di essere felici con qualcuno nel momento in cui hai capito che tipo di rapporto puoi avere con questa persona, no? E poi chiaramente, cioè, non è... Si è sbavato. Metto in chiaro ancora una volta, non è che una persona è obbligata a fare questa cosa, soprattutto se mente a se stessa dicendo sì, ma siamo lasciati perché anche io non l'amo più o non lo amo più, e invece poi non è così. Quindi l'importante è essere certi di quello che si dice, però se uno non è in grado, allora è meglio che eviti, non ficcarsi in situazioni spiacevoli o crearne o facendo stare male terze persone che non c'entrano nulla con quella relazione. Veramente orribile. Forse la cosa più brutta che ho fatto. Cioè, di solito queste cose vengono bene. Non perché le faccio io, ma vengono veramente delle cose carine. A sto giro, diciamo che l'avevo mezzo previsto dalla matita. Potevo evitare di continuare con il nero e invece... Guarda, spero che ci giochi, così la rovina. Tutto smerdato. Ma dovevo lasciare la rosa e basta. È veramente una merda. È passato tipo 2 settimane e in queste 2 settimane di meditazione ho pensato come posso migliorarlo. E guardando in realtà le reference mi sono accorta che c'è anche del bianco nella scritta. E quindi ho detto manca del bianco. Motivo per cui sono andata a prenderlo e ho appena finito di sistemarlo. Devo dire che è molto meglio secondo me. Ma forse è la disperazione che parla. Nel senso, bella cacata, però bella. Cioè, ci sta, va bene così. Ta-da! Sicuramente meglio dell'altra. Magari l'altra adesso la metto al posto della mia faccia. Cioè, l'altra mi pare più un pugno nell'occhio di nero. Questa smorza un po', poi oh, magari le farà cagare lo stesso. Oddio! Ma che bello che va mio nipote! Come va tua nipote? Pensato, comunque volevo scriverci la roba sopra, quindi adesso è un soprammobile invece che da usare al massimo, quindi... Mio nipote, che così cresce bene gay. Grazie! Vieni qua che ti do un bacino sudatino.